una casa in locazione a Napoli e non mi è arrivato lo sfratto. Quindi lo sfratto me lo può dare il proprietario di casa. Io spero che il Partito Democratico apra un dialogo serio con il sindaco e questa amministrazione, è quello che io voglio fortemente, mi muovo per questo, mi muovo a Napoli e a Roma perché questo possa accadere. Ho un forte interesse perché migliorino i rapporti e credo che capacità di dialogo e di apertura l'ho dimostrato in tutte le sedi, anche oggi in Consiglio Comunale. Quindi mi auguro che ci si confronta sui fatti, nell'interesse dei cittadini napoletani e per il contributo che Napoli come capitale del Mezzogiorno può dare al Paese. Se poi qualcun altro invece fa finta di dialogare, tende a dare la spallata al sindaco, rimarrà deluso perché abbiamo le spalle larghe e la schiena dritta e quindi non ci faremo piegare. Se si vuol dialogare politicamente sono disponibile, sono disposto a fare autocritica, anche a correggere alcuni aspetti del nostro operato, ma nell'ambito del rispetto del voto degli elettori che è stato molto chiaro, governare per cambiare. Quindi se anche il PD vuole cambiare rinnovandosi, noi siamo assolutamente convinti che si possa fare un percorso insieme, altrimenti poi ci aspettano le elezioni fra 2 anni. Noi oggi innanzitutto abbiamo scritto una pagina molto importante perché abbiamo ritenuto come maggioranza che la vicepresidenza del Consiglio dovesse essere assegnata all'opposizione, quindi all'opposizione della campagna elettorale di questi anni, 2 anni e mezzo, cioè il centrodestra. Il centrodestra è stato incapace, e questo è un problema loro, di esprimere una candidatura unitaria. Di fronte a più candidature del centrodestra c'è stata libertà di voto, quindi la maggioranza non è che ha detto di votare nonno al posto di Mundo, quindi ci dispiace che non ci sia stata una candidatura unitaria, la libertà di voto, è stato eletto Marco Nonno, evidentemente è stato ritenuto dalla maggioranza del Consiglio la persona che maggiormente ha fatto opposizione, perché qua non si è scritto una pagina di consociativismo come ha detto qualcuno, ma anzi si è voluto riconoscere la vicepresidenza a chi fa opposizione. Noi poi ci auguriamo che da oggi l'opposizione ovviamente sia sempre più costruttiva nell'interesse della città, perché quando i momenti sono difficili bisogna guardare agli interessi della città, e sono convinto che tra ieri e oggi si sono scritte pagine importanti che consentono a questo Consiglio Comunale di riprendere, a noi di andare avanti con più forza, cercando di ritrovare anche quello spirito della maggioranza, della, chiamiamola così, della prima ora, ma anche aprendo un dialogo alle forze di opposizione costruttive nell'interesse di Napoli e della città, perché Napoli ha bisogno oggi del sostegno di tutti, anche di chi sta all'opposizione.